la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonia della rossa più amata del mondo, creata con i prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro servizi autoficina officina Sandri Specializzata in autodiagnosi elettronica, a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autoficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autoficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Stio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brinco! Negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint. Ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti più premi. Colora la tua vita con Brink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'Hotel Ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'Hotel Ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna-Vicenza. Dal 1832 e dopo cinque anni dall'ultima edizione delle feste quinquennali di Pove, tutto è pronto per l'edizione targata 2010. La macchina organizzatrice presieduta da Patrizia Campagnolo è già in condizione per lo spettacolo che inizierà proprio domenica 5 settembre, con la solenne processione con oltre 600 personaggi in costume raffiguranti il Vecchio e Nuovo Testamento. Una processione che vedrà interpreti tutte le borgate di Pove del Grappa, dove troverà il suo apice presso Piazza Europa, dove ad attendere la processione ci sarà Don Francesco Farronato, il quale commenterà per il piacere del pubblico presente tutte le fasi bibliche che via via si presenteranno sul palco allestito in Piazza Europa. E ho visto che tutte le contrade, ma veramente tutte, hanno risposto in maniera splendida. Io sono veramente emozionata per questo grande movimentarsi delle persone, questo sacrificio, questo spirito anche di entusiasmo oltretutto. Le contrade più belle sono tutte belle. Qua siamo in una contrada, ma ce ne sono veramente di meravigliose, abbiamo visto dei quadri dipinti a mano, C'è cioè veramente delle vere e proprie da, eh, opere d'arte per raccontare la storia del Vecchio e del Nuovo Testamento. Sì, eh, come ha detto bene, le contrade sono tutte splendide. Io ho fatto un giro dappertutto e sono orgogliosa del lavoro che hanno fatto i contradaioli, che hanno sentito veramente le feste. Ovviamente alcune contrade si prestano anche più delle altre, perché sono contrade storiche, hanno un'ambientazione particolare e sono stati fatti anche dei lavori proprio eh, nel contesto preciso di queste ambientazioni, come per esempio in questo luogo o in altri, che hanno fatto delle cose splendide, ma anche molto tradizionali. Questa è contrada? Quale contrada è? Qui siamo in contrada Albertoni, signor Terenzo. In mano ha un sudario. Questo è il sepolcro in pratica dove Gesù Cristo risorge. Ecco, ma perché non l'ha fatto in carta pesta? Si sparagnava Skei? Eh, perché ci vuole più tempo ancora. Però questa è una struttura vera, sì, pietra io vera. Io di professione ero falegname. faccio più presto, farlo in legno che non farlo in carta pesta. Però è una cosa stabile. Bisognerebbe essere stabile. Una roba provvisoria che dopo va smontato e buttato via. Ecco il significato di questo sepolcro? Il sepolcro è che una signora qui mi ha regalato il quadro, ha prestato il quadro della resurrezione e io ho fatto il sole come, come Gesù che va in cielo: il no? sepolcro è, la, la, è che Gesù che risuscita e va in cielo. Con le nostre telecamere cercheremo di documentare tutti gli eventi organizzati a latere delle feste del Cristo, le quali muoveranno certamente tanto pubblico che potrà maggiormente sensibilizzarsi attraverso un percorso visivo ed educativo della storia del Vecchio e Nuovo Testamento. Noi della Voce non vogliamo certo sfruttare le analogie della religione né tantomeno parlare di miracoli, certo è che appove una intera cittadinanza Partecipa attivamente nell'abbellimento delle proprie case oppure allestendo dei quadri biblici, il tutto pro bono, solo per sentirsi più vicini alla storia dell'uomo che ha salvato il mondo. Ed è singolare che circa 3.000 persone in occasione di queste feste smettano di litigare oppure riescono a mettere da parte antichi livori per sentirsi un tutt'uno con le feste del Cristo. E per me e per noi questo è davvero un piccolo miracolo. Credo che tutti siano sensibili a questo evento, ecco, come dicevi forse è un miracolo perché in pochi giorni si vede il paese trasformarsi, ma soprattutto abbiamo visto l'aggregazione dei nuovi ai vecchi per addobbare queste vie e per personalizzarle. Ogni contrada tende all'amalgama e tende a distinguersi dalle altre. Poi quello che mi ha sorpreso è che ci sono dei lavori che sono frutto di una preparazione, di una progettazione remota. Segno che queste feste non sono sentite e non è solo una corsa all'ultimo momento per voler apparire. È qualcosa che i miei cittadini credo sentano e vogliono vivere intensamente. Sindaco lei arriva da un assessorato allo sport che già di sé eh, aggrega e, e con queste feste, anche questo si parla di aggregazione. Quanto c'è bisogno nelle cittadine proprio di fare di far sistema, di far rete, grazie a queste espressioni popolari? Credo questo sia un altro miracolo perché vedere la gente che di giorno lavora negli archi, suda e poi la sera nelle contrade, sotto i gazebo, negli angoli, li vedi a festeggiare e a mangiare, credo questo sia veramente un altro aspetto veramente bello del paese. Perché si vede che anche i nuovi vogliono inserirsi e vogliono stare insieme ai vecchi e questo vuol dire che queste feste continueranno nel tempo. Ecco Le sue sensazioni, perché nessuno dice che tutti quanti, i, i, la popolazione di Pove, siano pro sindaco di Orio, però lei quando passa nelle vie e oggi è sindaco di Pove e oggi sta per diciamo così, inaugurare queste feste quinquennali, cosa si sente nel proprio cuore? Beh, credo di sentire veramente il piacere di essere il sindaco perché vedi la gente ti saluta, ti ferma, ti chiede un giudizio sul loro operato, quasi fosse un insegnante che vada. Voto. E poi vedo anche il sorriso dei bimbi e mi chiamano per nome e questo forse gratifica ancora di più perché vuol dire che anche nella famiglia qualche volta si parla e se i ragazzini ti conoscono è un bel segno. Che contraddai è questa? Bastianelli primo. Ma lei so che fa tutti gli addobbi. Sì, è, è da 70 anni, sono vecchia. Beh, sia vecchia Come, però... E' spirito sempre giovane. Però vedere che questi archi qua sono gli archi proprio... Originali. Eh, originali perché in altre parti hanno fatto tutti bene, qua, però noi altri teniamo l'originale degli antichi vecchi che fanno una volta, che una volta si accendeva l'alluminio, le lumache, si aveva tutti, si adobava Adesso era più roba più insomma, moderna che era via a Dubai più bene, però anche una volta era be bellissima. Ma lei quando, quando era piccola come le aspettava queste feste? Si aspettava meglio di adesso, adesso ha cambiato sotto il sole. Cioè cosa vuol dire? Che una volta si aveva più fede, si faceva più coitusivo, perché la fede era grande e si rispettava. Invece adesso abbiamo anche della gente ancora che... Però come anche i vecchi, io ho paura che la gioventù sparisca. Pochi giovani ho visto. <ride> Sì, ecco, però non è che si è dato a fare, però mh, noi assente, noi altri siamo cresciuti che anche adesso se vinco a cambiare qualcosa sentiamo la mancanza di che manca, perché noi a fede e qui quello che. Siamo. Però è vero che durante le feste quinquennali poco prima tutti si va più d'accordo, è già un miracolo. Sì, qua è una, una contrada, va a ghimo lavorare, ma che anche mangiare e bevu. C'è qualche differenza rispetto a 50 anni, 60 anni fa, ma forse anche quando eravamo giovani noi si affrontavano queste feste, credo con uno spirito diverso, anche forse più gogliardico, ma anche più partecipato, i giovani partecipavano in maniera maggiore. Probabilmente i giovani partecipavano in maniera maggiore perché forse erano meno distratti da tante altre cose e quindi il momento di ritrovo e per organizzare, per realizzare gli addobbi, gli archi, per le feste era una cosa stratosferica per loro. Adesso forse c'è un po' meno di entusiasmo ma ho visto quest'anno che si ricomincia con i giovani. Abbiamo programmato degli eventi per i giovani, soprattutto eventi musicali in seconda serata presso il Palatenda e anche eventi sportivi quali tornei di calcetto. Però devo dire che i giovani mi hanno commosso perché quando ho visto anche le prove delle processioni, e giovani ce ne sono tanti nelle processioni, sono molto raccolti, sentono veramente anche loro questa festa e sono partecipi e orgogliosi. Questo è Gesù meraviglioso. Questo Gesù è un tesoro. È il ragazzo che interpreta Gesù è un ragazzo veramente eh, tutto d'un pezzo e poi è di una simpatia e di una gentilezza, è un giovane ma eh, che sa stare al suo posto e sa veramente essere simpatico a tutti. 600 figuranti si dice c'è cioè veramente un'intera popolazione che si muove nel giorno in cui bisogna fare questa sfilata e poi dopo ci sarà questa rappresentazione del Nuovo Testamento. Che dopo una, una, una popolazione intera che scende in piazza. Una popolazione che scende in piazza, una popolazione che scende in piazza spontaneamente in quanto hanno dato l'adesione per essere comparse nella processione e che hanno un orgoglio veramente di poter partecipare, di poter sfilare e lo fanno veramente in maniera anche emotivamente partecipe e quindi un'intera popolazione che si dà da fare per la buona riuscita delle feste. È indubbio il valore educativo che queste feste sanno e sapranno esprimere. Un invito a tutte le persone, ma soprattutto ai genitori, è quello di accompagnare i propri figli alle feste del Divin' Crocifisso, perché ne usciranno culturalmente più arricchiti e con una conoscenza delle sacre scritture assolutamente di prim'ordine. Sono contento di essere qua ancora un altro anno, a distanza di cinque anni. Questo non tanto per ripetere, ma per rimpiantare, per approfondire. Perché una volta che qualcuno ti introduce, se dentro ci trovi davvero la sapienza, non la molli più, vai sempre più a fondo e, 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 e aspetti che arrivi ancora una volta un altro appuntamento che ti apra gli occhi, che ti dia quel sale, che ti dia quella sapienza che tu hai intuito ma non hai saputo o non hai avuto il tempo di, di degustare, di, di, di approfondire. No? La vita è fatta soprattutto di questa attesa, è fatta soprattutto di questa nostalgia del profondo, anche perché tutto sommato non è un, a un livello di testa che noi portiamo eh, la gente che verrà qua, ma è a un livello di esperienza, di esperienza umana, è un viaggio interiore dentro se stessi. Eh, eh, tirar fuori i personaggi della Bibbia non significa andare a un museo e guardare delle fotografie ingiallite nel tempo, no? ma significa andare a stanare quegli inquilini che stanno nel condominio della nostra anima no? e buttarli fuori, perché sono lì in letargo, ma perché? Ma non perché sono addormentati loro, perché loro ci sono, siamo addormentati noi, abbiamo una fede che è stantia, una fede che è scontata, una fede che non è più fede perché crediamo di credere. E, e, e questa è l'anestesia totale. E quando ci hanno fregato la fede, ci hanno fregato l'anima, ci hanno fregato la testa, possono fare di noi, di noi tutto quello che vogliono. È importante, è importante che non ci lasciamo fregare. Dio, che non ci lasciamo fregare l'anima, perché ne va della nostra sensibilità, ma della nostra sensibilità umana vuol dire di quello che sentiamo a fior di pelle, di quello che ci eh, ritorna dopo come un rimorso, come un appetito, come un, eh, un qualcosa che ci rimane da fare sempre. È questa la vita, è questo il respiro della vita. Al di là di, di, di tutte le magagne che la vita ci butta addosso, al di là anche delle, delle difficoltà, dei malanni, degli incidenti, ma è quello che non accetta di morire nella vita. E la Bibbia è un libro sempre vivo e che ti dà la linfa del tuo vivere. Lei diceva cinque anni fa bisogna saper leggere dritto tra le righe delle scorte della Bibbia. Qua c'è una cosa che a distanza di pochi giorni una cittadina si sta unendo e questo credo sia un dato di fatto importante. Tanti cercano il miracolo sotto gli occhi, tante volte basta soltanto lì sì. attendere. Ma il miracolo è appunto questo, no? ritrovare dentro di noi quelle vicinanze che credevamo non ci fossero. No? Addirittura sentire no? che tutti quei motivi che prima con la testa no? eh, mettevamo a castello uno sopra l'altro no? per dire io non ci sono, io non faccio perché se c'è quello non ci sono io. No? A un certo momento scatta, c'è un clic all'interno e non sappiamo eh, se se dipende da noi o da chi dipende, è la grazia di Dio, questo no? È un click che dipende da una combinazione, ma non orchestrata strategicamente a livello politico, sociale, ma è a livello umurale, questo succede a livello di pancia, vale dire io sto bene eh, facendo star bene agli altri e quando gli altri li vedo star bene voglio star bene anch'io, è questo che si crea anche a Pove, al di là delle difficoltà che ci sono, ma ci sono anche in famiglia le difficoltà e poi. Eh, volersi bene non vuol dire pensare tutti la stessa cosa ma vuol dire congiungere il mio segmento di sapienza col tuo segmento di sapienza e sentire che è un segmento più lungo quello che veniamo a conoscere se noi ci aggiungiamo e non ci contrapponiamo in un tiro alla fune, perché se facciamo il tiro alla fune le tue ragioni tirano di qua, le mie ragioni tirano di là, ma restiamo fermi tutti e due, bloccati, la tua ragione che blocca la mia e questa è l'immobilità della vita, è la morte della vita. E intanto il tempo non si ripete mai. Il concetto del tempo nella storia della fede non è un concetto eh, ciclico di ripetizione, ma è a spirale, cioè eh, si può ripassare eh, sulle medesime azioni nel medesimo, eh, nella medesima geografia, però ad altezza sempre diversa. Per cui eh, ritornare qua e ritornare eh, sotto la croce del Cristo e rivedere la nostra storia significa ritrovare ancora di più e ancora meglio tutto quello che abbiamo combinato di giusto, al di là delle nostre deficienze, al di là delle nostre scappatelle. Il Cristo è quel filo che ricuce tutto lo slabbrato della nostra vita e soprattutto ci dice guarda che a questo mondo funziona, funziona, quello che si incrocia ma non quello che si inchioda, ma quello che si incrocia, vale a dire quello che si incastra l'uno nell'altro. Vale a dire, funziona l'amore, funziona la generosità, funziona il capirci, funziona l'intenderci, il comprenderci. Perché sono sicuro che se io vado nella profondità di me stesso, che sono un italiano, no? Che ho oh, questa cultura e tu e tu eh, la smetti di rimanere all'esterno di te stesso, di recitare forse una eh, un copione che è quello dato anche dalla tua fede, dalle tradizioni, ma entri in te stesso. Noi ci comprendiamo da Dio, da Dio vuol dire che uomo a uomo c'è la possibilità di questa intesa e Dio quando c'è, se c'è, tutte le volte che c'è, viene a consacrare questa unità di popoli, questa unità di intenti. Al di là delle distanze, ci troviamo fratelli. Una settimana che si prospetta ricca di appuntamenti che vedranno impegnati gruppi bandistici, spettacoli di cabaret, meeting e tavole rotonde su tematiche sportive, incontri conviviali dedicati alla terza età per i più piccini proiezioni di cartoni animati ed ancora concerti rinascimentali, folk e musica, jazz e pop e tantissime iniziative che terranno sulla corda tutti i volontari che si muoveranno in massa per poter assicurare alle migliaia di persone che in questa settimana verranno a far visita al paese degli olivi. Dimenticavo, come ogni grande festa, ci sarà da mangiare e bere per tutti, grazie ad un immenso stand gastronomico che funzionerà sempre e come al solito accoglierà i visitatori con un grande brindisi.